Margherita Principi, direttamente da X Factor edizione 2015, è qui con noi, presenzierà sul palco, ma purtroppo non potrà dar sfoggio della sua voce bellissima che tutti hanno ascoltato e ammirato durante l'edizione di X Factor. Allora, sveliamo anche un piccolo arcano, tu sei fanese di nascita. Io sono nata a Fano, mi dispiace tantissimo perché oggi non potrò cantare perché fino a ieri sono stata veramente male, congiuntivite proprio di tutto, e però ci volevo essere comunque per passare una giornata insieme, insomma. Tu come lo vivi il carnevale? Ma io, essendo di Pesaro, che è un po' più morta da questo punto di vista, adesso Pesaro un po' mi ucciderà, però è molto bella anche, bisogna mangiare, bisogna divertirsi qua, per forza. Mi sono appena preso l'onere di guidare la città, che casini combineremo da oggi a martedì, ma chissà chi lo sa. Vedo che stringe la chiave in mano. Beh, ragazzi, questo è il portone, non si scherza. Ragazzi, domenica faremo un botto infinito perché ci saranno i veri sindaci della città di Fano, che dire appunto sono il Due Idea. E perché abbiamo scelto il Due Idea direttamente da Zelig? Perché Adriano Battistoni è fanese, uno dei due. Lui è grande, grasso, grosso, alla faccia di un moloso. Non fa il fabbro, non fa il cuoco. Lui si chiama Mangiafuoco. Ho sentito una Fano meravigliosa, veramente dolcissima, una Fano latte e il miele, degna del suo nome, degna della fortuna, la fortuna della città di Fano, il tempio della fortuna. Non è un mangiafuoco cattivo, diciamo. No, è un mangiafuoco da gruppo di preghiera alle 7:30 del mattino, con Corradella, D'Agnello e Trippa.